Io Fred, buonasera, buonasera a tutti. Siamo dunque in diretta dall'Alta Rocca e più precisamente di un paese d'Alta Die, scusate, un paese da poco più su 40 abitanti, in un territorio assai rurale, le dedette a 18 comuni e a poco più 8.500 abitanti in Alta Rocca alla Nada. Per me, per contrastare stasera due invitati, prima ci si de oi, François Simon Pietri, buonasera. Ah, buonasera. Si de un maire d'Alta Die, di Agumuna, e si dei nuovi vicepresidente dell'intercomunalità dell'Alta Rocca. È giusto. E qui a vostro lato Ivan Giovanangeli, buonasera. Buonasera. Si è un attore culturale, membro di un gruppo Atala e di noi membro di Agonfraterna, San Francesco dell'Alta Rocca. E siamo da contrastare con voi, mentre una decina di minuti, di Aguida Baisana, che di volte è assai dura, l'emo da avere. Prima domanda, giusto appunto, Ivan, come si passa Aguida in paese e più precisamente come le si è passata mentre questa periodo appena complicata di Covid-19 e di confinamento? Ho detto che pendente qui da malattia, diciamo qui da pandemia, qui è verità che nei paesi, come in Talà, come in Alta Die, François diceva sicuramente la stessa affare che me. Penso che quantunque siamo stati quantunque anche un paradiso, perché per certa gente è stata più difficile che noi, si è passata più o meno bene, siamo stati qui, ma non abbiamo mancato di nulla. Dunque, voilà, qua, poco presso. François Simon Pietri, un pensate mica che i paesi sono stati appena più soli che d'abitudine con il confinamento? Può essere, sono... Sono affari un po' eccezionali e particolari, francamente, sono cose che non ci aspettavamo, non facevamo. Ma voglio dire, come ha detto un amico e parente Ivan, eravamo confinamento, ma un paradiso. Ma allo stesso tempo, per Tony Maio e per i città da scuola, è stato un po' più complicato, un po' più difficile che per noi. Dopo, come qui voi sapete, siamo mica... grande surface, tutto il mondo vuole fare, continua a fare, ma penso che sia stato un più per il commercio locale. In Talà, per esempio, la gente fa l'epicerie, ciò che faccio al mica innanzi, e spero che l'affare da continuare. L'agricoltore locale tra l'altro di più, il pastore, e volerio che si servisse esempio, che si esibisse un male, pas un bene, voglio dire, malamorosamente, ma di maniera che la gente continuasse a pidare mercanzia a prossimità e più vicino del pastore e dell'agricoltura. Allora, giusto appunto, François Simon Pietri, è parlato di spese e di servizi che possono esistere e giusto appunto, da voi paretiani, l'intercomunalità dell'Alta Rocca propone un servizio per portare i ribasta in casa di persone che ne hanno bisogno, soventi persone anziane che campano in paese. Fidiamo sul riporto che non va tutto Marc-Antoine Renucci e Risera. Des carottes. Du gratin dauphinois. Ecco, Branzo di un mezzogiorno per Nadalina, 103 anni, chi campa in Sangavino e Garbini. Come ogni giorno, si va a portare il ribasto in casa con questo servizio messo in ballo dall'intercomunalità da poi l'anno 80. Aller-retour, aujourd'hui et demain. Il sistema è più facile, il posto più tranquillo. E sotto l'ospedale, va un po' vategato. Per questo che ha peso le ripaste, se no non ne sortivo più. È pas mal. E parla francese. Ma sono contento, lo resto. Ogni giorno in Nada, ogni paesano di 18 comuni in Alta Rocca può domandare a farsi portare i ripasti. Il prezzo, 9,50 euro di giorno per il pranzo e la cena. I paesani scontrati e lì parlano con tanti assai. Un po' in paese, anche io a notte. Un po', un po'. Infatti è un bravo cittadino. C'è una migliorazione nella qualità di ripasta, l'orario sono rispettati. Anche sapete, apparenti una certa età, dei suoi servizi interessanti. Al di là di un lato pratico di un servizio, questo concetto rappresenta un'attività in derudione che i ribasti sono preparati alle pade di Liuia. Permettez-nous à parer les gens de travailler d'estade, comme Jean-Pascal, felice de rendre service aux personnes anciennes du circondo, pour maintenir une alliance sociale entre les paysans. C'est un manque de sociabilité qui est terrible. Et du coup, de voir quelqu'un le matin, ça leur fait du bien. Et ça leur permet de ne pas être isolés. Déjà qu'ils le sont beaucoup, mais ça leur permet d'avoir un contact. Le service est de nouveau disponible en piadia, dopo i ribasti. L'intercomunalità dell'Alta Rocca voleva mettere in ballo un servizio di sostegno scolare per i paesi.
François Simon Pietri, il aime une thèse ou une des souribourtes ou guis. Iservit, c'est cousi, des portages de repas, c'est assez importante. Et d'accueil à Pogo, il est à mettre en balle avec l'intercommunalité un service de soutien scolaire. Il n'est pas trop compliqué avec les mesi qui vous complicato, è sempre complicato, c'è una unità di disagio politica, ma più grossa unità sono i parenti, i babbi e la mamma di città, c'è tutto il mondo di questo luogo. Di noi la difficoltà è il trasporto, non ci piattiamo mica, la grossa difficoltà è che dopo noi assicuriamo, a parte il trasporto, dopo non siamo mica, come detto, non siamo mica dei pedagoghi, dei istruttori, dei professori, ma vogliamo dare ai nostri cittadini a se, i stessi gli stessi vantaggi che si può avere in una isla. Quando andiamo a sbarcare, mettiamo domani un Aiaccio, o un Prubia, o un Sarté, o un Bastia, e dopo più tardi, fossi da pure in corte, vuole arrivare in città dell'Alta Rocca, si viene pronte a affrontare il cursus scolare. Bon, c'è un cane dans ton plateau, enfin, j'ai parlé di noi, di a vida, 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 di a François Simon Pietri, giusto appunto, on est mica a ostra prima volta a televisione, on est mica a ostra prima volta dans ta France 3 Corse. Bindi 5 anni va, in un 95, era debassade a l'émission d'Acqui, e era déjà per parlare di a ruralità, di a vida paesana, era déjà mère d'Altadie, sentimo. I mezzi qui, on gère la misère, come si dice in francese, très peu de moyens, e malheureusement, bon, siamo sempre più pindi di pay subvention, par l'aiuto del Consiglio Generale, da Regione, e cerchiamo dell'Europa, cerchiamo sempre di strappare qualcosa, un nostro budget di funzionamento ci permette mica di fare i miracoli. Di quanto è il vostro budget? Di 150.000 franchi. Speriamo che la gente voltarà nel nostro paese, che non sta qui, se l'impianta qui, c'è ancora 10 giorni a Vena qui, siamo vicini a Talà, lì, a Prubia, e penso che di ghiaccio a mantenere i nostri che sono qui, ancora di là, a sta qui, le mettere in confianza, c'è radio. E dopo fa bene i giorni a impiantare le guide, cioè creare qualcosa, cioè creare un sviluppo economico, sociale, a tutti i livelli, tutto. Ciò trada. Allora, François Simon Pietri, che è di Rabinti Ginquaniva? I mesi erano pochi, oggi è l'affari sono cambiati o mica? L'affare sono cambiate, quantunque, c'è mica dice, c'è ridione chimica sul reportage, perché c'è dei... Una mica stessa. Ma è un po' stessa. Ah, fossi da pure. E, ma, voglio dire, è evoluato, se volete, la maniera di... Ma ciò che rigretto più, è che i nostri etici sono partiti, i nostri etici sono stati mica abbastanza assenti, quando ci parlano dell'acqua, di striti, dei gas, della petra, dell'orto, tutto questo, penso che c'è un po' di rigretto, non mica è stata assente abbastanza, ad io cercato, ma non mica sempre, c'è tutta marca, poi fare le missioni che potevate, ma era un altro tempo, avevamo poco più soldi, ma c'è altri bisogni. Ivan Giovanni Angeli, all'epoca Abraham era di va sta a Iante in paese e sempre lo stesso scopo? Sì, yeah, sicuramente. Poi, come dice François, qui... Poi lui che sta in paese oggi e campa in paese è militantissimo o mica? No, non credo mica, ma di noi è Abraham e Abraham è l'unità di sta in paese. E io dico, boh, ci sono le difficoltà, ci sono di nulla vantaggi. Allora, è verità, come dice François, per un giorno che si può stare là oggi in paese, sicuramente che è difficile, in più se di tanti sono cittadini, sono obbligati a scappare anche un po' più a un certo per fare un'attività che dovessi sport, musica o altro fare. Dunque, qui si paesi d'interiori, sono qui chi leccano più, dice raglia non ti sa fare. Bon, dopo, c'è una qualità di vita nei paesi, non c'è mica nigal, noi cerchiamo di fare per un medio per i nostri paesi, cerchiamo di fare attività di grande, d'altra parte, penso giusto che appunto, giusto appunto, la cultura può permettere di mantenere una certa lea, oggi chi piazza ha? A Gonfraterna San Francesco in Alta Rocca. A Gonfraterna San Francesco, voglio dire, è qualcosa di vecchio, che la confraternita è nata in 2014, non 2015,
sono 40 persone che hanno messo un ballo tutta una certa, come dice la radio, di varivene un po', di rimettere in ballo tutti i canti antichi. E io, bon, un mio scopo giustamente è stato di va cantare sa gente da confraternita là, di mantenere un canto, bon, è un po' a me parte, di mantenere di nuova lingua, perché no, di mantenere la storia, e una legge di nuovi pinzetti vecchi, dopo aver diciamo, cantato e ripetuto con tutti i miei amici, che divusini da Udè, da Guenza, da Zorbudà, ciò che è bene a confraterno, giusto appunto, riunisce tutti si podi e sono 36 parrucchi che sono identificati qui per dire, voilà, un'emica che a confraterno di Talà, San Francesco a confraterno di Talà, ma è di tutta l'Alta Rocca. E finisco l'anta safari, ne parlavamo innanzi, fuori di questa scena, c'è su polle della cultura. Ma chi ne è di suppolle? Non è mica me di dire, non furia, mica in politica, in furia, ma penso che, come un dio in francese, è un utile, il faut bien s'en servir, qua gente capati, capaci, volontari, e io faccio confidenza alla collettività di Corsica, faccio confidenza alla comunità di comune, e di noi, a Omeri di Talà e ai consiglieri municipali per fare qualcosa di bene. A ringraziarvi François Simon Pietri, a ringraziarvi Ivan Giovannangeli di essere stati con noi stasera, e con Frédéric Ciocchino Buemoli stasera in Altaglie. A settimana che viene saremo sempre Pestilogo, ma stavolta qui bultemo in Cismonte, sarà in Sermano, in Ozio.